No, diciamo che ci ha dato una grossa mano, giocare a tre da dietro, a tre centrocampo con Federico anche che dettava i tempi, ci ha dato una grossa mano. Dobbiamo continuare a lavorare e dobbiamo dare sempre il massimo come abbiamo fatto oggi. Avelino ha detto, volevo una prova di carattere, quello, il dato più importante di stasera è questo, sicuramente sei d'accordo? Sì, abbiamo dato una grossa prova di carattere dopo la prestazione di Parma che è stata un po' sottotono, però devo dire che anche a Pescara e con la Pro Vercelli non era mancato questo carattere. Siamo stati un po' sfortunati, col Pescara siamo calati nel secondo tempo, mentre stasera siamo riusciti a tenere botta tutta partita, forse è stato anche il modulo, forse è stato l'atteggiamento, la pioggia, però siamo stati molto bravi. Sì, diciamo che fa male perché è il secondo rigore che ci danno contro questa stagione inesistente. Però che dobbiamo fare? Dobbiamo andare avanti, possono sbagliare pure gli arbitri come sbagliamo noi in campo, sbagliano pure loro. Dobbiamo continuare così e siamo sulla strada giusta. Settimana difficile dopo il comunicato dei tifosi, risposta che volete dare, state dando sul campo? Sì, noi dobbiamo sempre dimostrare sul campo, parole non dobbiamo dire niente. Oggi l'abbiamo dimostrato, abbiamo dimostrato tanto carattere perché venire qua al Curi con loro in queste condizioni dopo il cambio di allenatore non era facile. Ora abbiamo un'altra partita in casa difficilissima perché l'Entella ha appena cambiato anche loro allenatore, quindi vorranno dare qualcosa in più anche loro. Però noi se mostriamo il carattere di oggi possiamo giocarcela con chiunque.